Ogni qualvolta viene lanciato sul mercato un prodotto innovativo, che ci offre quindi la possibilità di giocare in modo diverso da come siamo abituati, spunta sempre il classico titolo manifesto, una guida che ci prende per mano e ci mostra cosa possiamo effettivamente fare col nuovo crocchio che ci siamo portati a casa. Su Wii abbiamo avuto Wii Sport, Nintendo Land su Wii U, PlayStation VR non vuole essere da meno ed ecco apparire sugli scaffali VR Worlds. All'interno del pacchetto troviamo 5 piccoli giochi, o per essere più precisi, 5 esperienze, il cui diverso grado di interattività permette a tutti i curiosi di capire quali sono le potenzialità ludiche e di intrattenimento in generale di un visore per la realtà virtuale. Ma vediamo le 5 esperienze nel dettaglio. In Ocean Descent non dobbiamo fare assolutamente nulla, se non ammirare fauna e flora marina durante una discesa subacquea. Esperienza piacevole, ma vissuta una volta ce ne possiamo tranquillamente dimenticare. Finché ovviamente non vengono amici e parenti a trovarvi, ed ecco che Ocean Descent sarà la prima cosa che farete loro provare. Il livello di motion sickness è molto basso, lo può provare anche la nonna, magari fatele lo scherzone e non ditele che arriva lo squalo. Danger Ball è una specie di Pong tridimensionale. Davanti ai nostri occhi si apre un'arena futuristica e muovendo solamente lo sguardo controlliamo la nostra racchetta virtuale. Lo scopo è quello di lanciare la palla al di là del nostro avversario. Da un punto di vista meramente ludico, questo è forse il giochino più divertente. Il gameplay è tutto sommato profondo, c'è la possibilità di studiare colpi potenti ed effetto muovendo opportunamente il collo e gli avversari sono tosti e dispongono di attacchi diversi. Un peccato però che non sia possibile sfidare un secondo giocatore umano. In VR Worlds, infatti, le uniche funzionalità online riguardano le classifiche. Il livello di motion sickness è medio-basso, anche se può stancare particolarmente il collo e gli occhi. The London Heist fionda il giocatore all'interno di un film di Guy Ritchie. Per circa un'ora indossiamo i panni di un malavitoso londinese, coinvolto in una rapina e altri loschi affari. Per lo più assistiamo ai monologhi di altri personaggi, ma l'interazione offerta dai PlayStation Move è l'elemento più sorprendente dell'intero pacchetto. Quando poi mettiamo mano sulle armi da fuoco nelle sessioni da sparatutto sui binari, ci divertiamo e dover sostituire i caricatori manualmente ha un fascino inedito. Peccato che tutto finisca troppo presto, nonostante il poligono di tiro possa intrattenerci per un po'. È possibile giocare anche solo con il DualShock, ma l'esperienza, ovviamente, viene notevolmente penalizzata. Livello di motion sickness medio-basso, dato che il nostro personaggio starà per lo più fermo. VR Luge ci riporta indietro ai tempi dei racing da sala giochi. A bordo di uno slittino su ruote, scendiamo a folle velocità attraverso il traffico. Racing e realtà virtuale è una coppiata vincente, e lo slittino è una scusa per mettere giù il controller. Per curvare, infatti, dovremo semplicemente piegare il capo, dandoci l'impressione di spostare il peso a destra e a sinistra, come faremo nella realtà. Affrontiamo 4 percorsi, tutti molto simili, per lo più varianti della stessa ambientazione, e data la natura arcade, attraversare i checkpoint e guadagnare ogni secondo possibile è fondamentale per raggiungere il traguardo. Divertente e difficile, occorre fare parecchia pratica per padroneggiare lo slittino a dovere. Peccato che la poca varietà lo porti velocemente a noia. E attenzione, qui il livello di motion sickness è medio-alto. Scavenger's Odyssey è il giochino che mi ha deluso di più. L'inizio promettente, si ha per la prima volta in VR Worlds l'impressione di giocare ad un gioco vero e proprio, graficamente curato, con controlli complessi, atmosfera coinvolgente e anche il livello narrativo è superiore rispetto alle altre esperienze. Ma alla fine si rivela essere una breve passeggiata spaziale interrotta da combattimenti noiosi. E anche qui il rischio di provare motion sickness è alto. È difficile dare un giudizio totalmente negativo a VR Worlds. Ci troviamo davanti ad una cosa nuova e mentirei se dicessi che non mi sono meravigliato e divertito in più occasioni. Il titolo ci dimostra quali sono le potenzialità del visore, ma lo fa in modo superficiale. E i giochi che mettono queste potenzialità in atto stanno finalmente per uscire. Probabilmente non vale più la pena partire dalla demo.